Ben ritrovati amici tifosi biancoscudati, ben ritrovato Edoardo. Buonasera a tutti, popolo di YouTube, mi sono Mustang in versione padovana. E io mi tengo stretto questo pareggio, non sto a sputarci sopra, va bene. Ce va lo bene teniamo così. Stretto questo pareggio. Va bene. Partita giocata comunque a viso aperto da entrambe le squadre, molto bene loro, molto ordinati, noi come al solito spregiudicati, ne viene fuori un pareggio giusto. Giusto per quello che è stato... quello che abbiamo ammirato questa sera allo stadio Euganeo in questo Monday Night della Serie C, della Girone A. È un pareggio giusto per le occasioni da una parte e dall'altra, ma soprattutto per quello che abbiamo visto all'interno dei 90 minuti. Fralpi Salò che è venuto a fare la partita rispetto alle ultime volte, e questo punto è davvero d'oro per i Leoni del Garda. Il bianco scudo esce un po' con il dente avvelenato, un po' con l'amaro in bocca per aver sciupato una grande chance di riportarsi in testa in solitaria questa volta. Lasciamo la testa della classifica alla neopromossa Novara. Complimenti però, a loro comunque, perché stanno facendo un gran cammino. E anche a San Giuliano, che è la grande rivelazione di questa stagione. Io però continuo a dire che questo anno è bellissimo venire allo stadio, è bellissimo vedere giocare la squadra, una squadra che gioca, che propone un'idea di calcio, l'idea di Bruno Caneo. Le idee di Bruno Caneo sono spregiudicate, sì, siamo anche magari un po' fragili difensivamente, ma va bene perché vediamo Padova, vediamo questi tre difensori a volte un po' abbandonati a se stessi, però là davanti è un piacere vederli giocare, soprattutto il trio Piovanello, Russini e Liguori, secondo me. Anche giocare senza il centravanti, ecco, vedere questi tre interscambiabili, ecco. Secondo me... Piovanello Falso Nueve, visto l'assenza per infortuni di Michael De Marchi, quindi non preferisce, non fa partire titolare per la seconda volta in questa stagione Fabio Ceravolo. Ceravolo che però entra e sfiora il gol del 2-1, sì, grandissimo, diciamo che... intervento del, che nel secondo del tempo, portiere Pizzignaco. Nel secondo tempo comunque noi molto meno brillanti rispetto al primo tempo. L'occasione migliore ce l'ha Ceravolo comunque, che è stato forse quello che dei nuovi entrati è stato il migliore secondo me, quello che si è fatto vedere un po' di più, quello che ha portato anche un po' sulla squadra, che ha preso anche qualche calcio d'angolo, poi gli altri subentrati non sono stati all'altezza secondo me. Dico, non titolari. Mi ha neanche comunque dispiaciuto Franchini per come è entrato, ha fatto davvero una buona partita. E tanto fraseggio, secondo me il migliore del Padova invece è Jacopo Dezzi. Non solamente per il gol, che è un grande gol, ma arriveremo comunque a commentare il primo tempo. Peccato per le tante chance sprecate da Russini sera. Sì. Al nono sull'errore di Bergonzi, Di Jelenic. Jelenic è stato molto bravo a forse poteva tirare anche prima, però gliel'ha messa perfettamente a Russini, che era davanti alla porta, poteva centrarla benissimo, angolare invece calcia fuori clamorosamente. Quello secondo me è l'occasione più grande che abbiamo avuto, perché poteva tagliare le gambe alla Feralpi Salò, perché prendere un gol subito così era una botta morale incredibile. Esatto. Russini che si divora anche su un altro errore difensivo della formazione di Stefano Vecchi, questa volta al 39esimo, un tiro al volo, era molto complicato, però era un'altra potenziale chance. Padova che va vicino al vantaggio con Cretella, anche quella sera il duo Cretella-Dezzi, secondo me, se è in serata, e lo è sempre, davvero è un piacere vederli intercambiarsi. Assolutamente, anche. Poi Cretella ha un cambio, quando fa cambio gioco... è sempre preciso, proprio un gran piede. Esatto. Cretella e Dezzi comunque uno che detta molto bene i ritmi, oggi mi è piaciuto molto, è bravo anche comunque a inserirsi in avanti, perché non solo è quando arretra ma anche quando va in avanti, e anche a seguire l'abbiamo l'azione. Visto anche nel gol tra l'altro, infatti, perché lui che ha seguito l'azione, molto molto si bravo, si è buttato in avanti e ha calciato a botta sicura di Pizzignaco su Russini, e la palla vagante, arriva Dezzi che tira una bolide sotto il 7 e porta in vantaggio il Padova e fa esplodere letteralmente di gioia l'Euganeo. È un vantaggio meritato, seppur la Feralpi Salò ha anche colpito un pallo nel corso del primo tempo con Guerra che segna il gol del 2-1 dopo il pareggio di Simone Icardi sul cross di Siligardi. Migliore dei loro, esatto. Comunque Siligardi, giocatore fuori categoria. Assolutamente. Ce ne sono due in questa serata. Uno è Jacopo Dezzi, la maglia del bianco scudo. L'altro invece è Luca Siligardi, ex Livorno, Parma, che abbiamo visto tante volte qui a Euganeo in Serie B.
E un piccolo accenno, io vorrei comunque dare un saluto a un grande ex, Elia Legati. Eh sì, Legati. 124 presenze, 5 reti con il Padova tra il 2010 e il 2014. E secondo me gli ex che valgono bisogna sempre ricordarli. Assolutamente. Beh, poi Legati è stato anche un protagonista di quel Padova che sfiorò la Serie A. Esatto, esatto. Uno dei perni della difesa. A volte messo terzino, ricordo, dal canto, però vabbè, insomma. Quando giocava centrale, comunque era bello, era solido. Il suo l'ha sempre fatto. E anche comunque anni, nella Feralpi, esatto, è il leader, è lui il leader della difesa. Ricordiamo, a 36 anni, non è un caso che giochi ancora titolare in Serie C. Esatto, assolutamente. Quindi, tutto sommato, secondo me il pareggio è giusto. Sì. E adesso, al Voltini di Crema, e risalgono ricordi molto molto bello. Lo scorso anno Padova vinse all'89esimo, 90esimo con un colpo di testa, sì, di Aieti nel finale. Aieti. Partita bruttissima. Ci aspetterà contro la c'era formazione. C'era ancora Pavanel, può essere, vero? Sì, c'era sì, ancora sì, Pavanel. E ci aspetterà. Sono state due partite drammatiche lo scorso anno. All'andata qui Luganeo, la Pergolettese passò in vantaggio. Il Padova riuscì con della Latta e Biasci a rimontare proprio nel finale. E di lì da loro invece al Voltini è stata molto molto complicata. Sì, sì, un brutto Padova, ricordo anche. Con un Pavanel che forse era lì lì per l'esonero, mancava, esatto, poco. Esatto, quindi due vittorie, due pareggi, due sconfitte. Pergolettese che in casa è imbattuta, due vittorie e un pareggio. Sarà è una molto, trasferta molto difficile. Molto molto complicata. Però noi, col nostro gioco spregiudicato, possiamo veramente far di tutto. Possiamo perdere come vincere. Il bello del Padova di quest'anno è che non potrai mai prevedere cosa ti farà, sia contro le piccole che contro le grandi. Esatto, poi anche questo campionato. Sì, sì, no, voglio, questo è un bellissimo campionato. Bellissimo il gruppo girone. A, il girone A, quest'anno è molto più bello rispetto all'anno scorso, perché alla fine era tutto Padova, sul Tirolo e un po' la Feralpi. Esatto, esatto, quest'anno è molto equilibrato. Ragazzi, teniamoci stretto questo pareggio e andiamo a Crema a portare a casa i tre punti. Dai, Edoardo, grazie per l'occasione, sempre un piacere. Anche per me, dai, torneremo ancora allo stadio, vi faremo ancora i video insieme, il Mustang con The Man of the Sport, Walter. Dai, dai, andiamo, forza Padova. Forza Padova. Andiamo avanti. Dai, andiamo tosi, dai. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Forza Padova. Forza Padova.